grande. Siamo l'acqua! Lavoro! 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 Non hanno mai lavorato qua, ma le mamme, il papà! E quando ti cadono? Praticamente mi ci ha portati qua l'andella. Dovrei essere contro la sua testa, ma mai! Pure che non mi hanno mai... Dove sta riprendendo? Beh, io ho voluto testimoniare una vicinanza, insomma, come consigliere regionale e come presidente della sesta commissione, che oltretutto abbiamo anche competenze sulle risorse naturali. L'acqua termale di Guardia e Acquappese, insomma, è una risorsa naturale importante per la regione. Speriamo che, come dicevo prima, le istituzioni, comune, regione, riescano a mettere in campo, diciamo, tanto buonsenso, rispetto ovviamente delle regole e soprattutto questa fruizione di un bene così importante a vantaggio di tanti cittadini che usufruiscono delle cure, insomma, qui a Guardia d'Acquappese, ma soprattutto ecco, dei lavoratori che oggi sono in sciopero, ovviamente lo fanno perché hanno voglia di far ripartire questo stabilimento. Siamo in ritardo, come è stato detto, io confido comunque sulla forza della regione rappresentata da Sperlì e sulla, diciamo, capacità dei comuni di guardare oltre, forse magari a qualche screzio, insomma, o non so a che cosa, perché abbiamo difficoltà a capire che cosa c'è dietro questa difficoltà, insomma, di mettersi intorno ad un tavolo velocemente e far ripartire questo stabilimento. E l'auspicio è questo, loro lo testimoniano benissimo, purtroppo aggiungo, perché è chiaro che penso che stavano pensando, insomma, ognuno a far ripartire lo stabilimento, a fare manutenzione straordinaria, insomma, a prepararsi, e sono qui a difendere il lavoro e a difendere lo sviluppo di questa regione. Le terme di Acquappese e di Guardia Piemontese sono una risorsa per la Calabria, che vanno dal turismo all'enogastronomia, all'accoglienza, insomma, alla fruizione del mare, quindi di questo non possiamo farne a meno. Oggi i lavoratori delle terme si riprendono il loro lavoro. Noi siamo qui perché assieme a loro avvieremo tutte quelle attività propedeutiche all'apertura delle terme lugiane. È un'occupazione simbolica, è un'occupazione che vuole mandare un messaggio alle parti, trovare un accordo. Le terme sono un patrimonio della Calabria, le loro acque sono di proprietà di tutti quei lavoratori e di tutte quelle persone che hanno bisogno di cure. Oggi siamo qui, ci riprendiamo le terme, il lavoro, e vogliamo che la politica si dia una mano, si dia una scossa, ci dia una mano a superare queste difficoltà. Questa campana è una radio che la sto sentendo. Io sono Maria Teresa Gagliardi, lavoro in questo stabilimento terme Sateca di Guardia e sono 20 anni e da 10 anni che combattiamo sempre con problematiche e di un qualcosa che esce ogni anno ci sono problemi, ogni santissimo anno. Quest'anno poi siamo arrivati al culmine, cioè non riuscire più ad avere
il lavoro, che è una cosa veramente importante. Abbiamo grossi problemi nelle famiglie, quei 3 mesi, 4 mesi a noi aiutavano tantissimo. Io vorrei capire una cosa, ma tutto ciò perché si è creato? Cioè, c'è una cosa che non riesco a capire, non lo so, la colpa di chi è? Io vorrei sapere perché tutto ciò. Noi siamo talmente piccoli che non riusciamo a capire la motivazione di quello che sta succedendo. Stiamo combattendo contro chi? La politica, la Regione Calabria, i sindaci. Noi lavoratori cerchiamo assolutamente di combattere, ma combattiamo contro un fantasma, perché qua nessuno esce a dire la colpa è di quello, la colpa è di quell'altro. E combattiamo, e io non vedo luce. L'anno scorso non ho lavorato, quest'anno sicuramente non so come sarà la situazione, e mi sento veramente rammaricata di tutto, perché abbiamo la possibilità di un lavoro e dobbiamo chiuderlo. Sono arrabbiata che non riescono neanche a uscire le parole dalla rabbia che ho dentro, perché non lo so, vorrei riuscire che qualcuno uscisse fuori e dire: cerchiamo di fare qualcosa, aiutateci, la regione, Spirlì, la politica. Ma perché la politica sta rovinando tutto? Sono di Cetraro, un ospedale che sta chiudendo, una Faini che è stata tantissimi anni a dare lavoro, adesso le terme, che c'era la possibilità di dare lavoro a tutti, ai ristoranti, la gente veniva a mare, adesso non verrà nessuno, e dove andiamo a lavorare? Non lo so, mi sento veramente demoralizzata. Io sono Jacopo Angelo e lavoro con la Sateca da 33 anni. E qui adesso siamo in una situazione che siamo molto preoccupati, perché ci sta venendo a mancare il lavoro, la nostra dignità, non sappiamo più che cosa fare. Se dobbiamo andare avanti così, non abbiamo un futuro, non abbiamo proprio un futuro, perché mese per mese qua non si riesce ad arrivare a fine mese se non ci manca il lavoro, ecco, tutto qua. Cerchiamo di fare questa manifestazione, che qualcuno ci senta, ci venga incontro, perché non è sopportabile, diciamo, una cosa del genere, perché il lavoro è una cosa importante, è importantissimo. Speriamo che qualcuno si metta la mano sulla coscienza. Questo che devo dire. Fino a quando farete questa occupazione? Finché non abbiamo risolto. Finché non faremo questa occupazione che stiamo facendo adesso, tuttora, fino a quando non ci riprendiamo quello che ci hanno tolto. Ecco, questo qua. Noi lavoriamo onestamente, non rubiamo niente, e la Sateca non ci ruba niente, anzi ci paga fino all'ultimo centesimo. E coloro che stanno parlando dietro le nostre spalle, che ci offendono, sono persone che i genitori hanno lavorato fino all'altro giorno con la Sateca, fino all'altro giorno, hanno mangiato nel piatto pure loro, hanno mangiato nel piatto che gli ha offerto la Sateca. Ma non sono buoni più perché hanno preso le pensioni, i genitori. È una cosa ingiusta questa, è una cosa ingiusta. Noi siamo diventati lo zibello dell'Italia, e io mi vergogno proprio di stare più del comune di Acquappesi in questa situazione.